Presidente, contento di questa partita? Sì o no? Sì, contento perché credo sia stata una bellissima partita, giocata bene da tutte e due le squadre. Il risultato è giusto, anche se devo dire, ma non me ne voglio l'Ancona, ma il risultato è un po' condizionato dal fatto che noi abbiamo giocato con delle ammonizioni sulle spalle che a mio avviso non c'erano, perché nel primo tempo ogni fallo era un'ammonizione, dall'altra parte non c'erano invece le ammonizioni, quindi da lì scaturisce anche l'espulsione di Lanes, però questo fa parte del gioco. Ma la partita è stata una bella partita, secondo me il Pescara nel primo tempo ha fatto veramente un primo tempo bellissimo e l'Ancona non è stato da meno, quindi il risultato è giusto. Assolutamente, Presidente, le racconto questo aneddoto perché quando abbiamo visto la designazione sono andato a vedere un po' la carriera dell'arbitro, ha il cartellino non facile, facilissimo, però questa sera sulle danni del Pescara e non mi è sembrato che il Pescara avesse fatto chissà quali scorrettezze. No, ma infatti hai perfettamente ragione, noi in panchina ci siamo arrabbiati tantissimo sui cartellini perché non erano addirittura il cartellino anche di Ferrari alla fine, che veramente non aveva manco toccato il giocatore, quindi era proprio sotto. Fosse a Clemenza. No, era a Ferrari. Però vabbè, ci sta, l'arbitro sta lì per questo, l'ha vista in questa maniera, però devo dire che è stata una bella partita, ho fatto i complimenti anche a Colavitto perché l'Ancona gioca molto bene, c'è una bella intensità, a me è piaciuta molto la partita. Facciamo un po' un bilancio, Presidente, il Pescara dell'ultimo mese e mezzo, un Pescara completamente diverso per solidità, per qualità di gioco mostrata nell'arco dei 90 minuti rispetto all'inizio. Si è chiesto cosa era successo in quel mese e mezzo dove il Pescara ha cancellato l'obiettivo primo posto? Ma era successo che secondo me tutti quanti noi ci dobbiamo fare i fatti nostri, perché quando c'è un allenatore che è capace, che è bravo, che sa quello che vuole, probabilmente alle volte, anche se non arriva un risultato, bisogna stare zitti e pedalare, come dico io, perché in un certo momento gli abbiamo messo in testa 3.000 cose al mister e magari lui si è fatto anche un po' condizionare. Lui ha il suo credo e deve andare avanti per la sua strada, perché la squadra poi segue il mister e si vede. Le mie ultime due, Presidente. La prima sul mercato, perché finalmente da adesso non si può dire più abbiamo altre partite prima di pensare al mercato. Qual è la linea guida di questo calciomercato? Ma ve l'ho detto già in altre occasioni, la linea guida intanto il Pescara deve fare le uscite perché non abbiamo posto in lista e quindi non mi posso permettere il lusso di tenere i giocatori fuori lista. E per cui bisogna prima fare le uscite, contestualmente poi si faranno le entrate. Poi vedranno il direttore insieme all'allenatore, insieme a me, il da farsi. L'ultima sulla questione societaria, perché lei sul quotidiano Il Centro aveva dichiarato che stava trattando con imprenditori stranieri, poi è rimbalzata la voce dell'imprenditore italiano che rappresenta un fondo inglese, Radrezzani, che è del Leeds, le risulta? Assolutamente no, io mi sembra che proprio a te ieri l'ho smentita categoricamente, perché io non ho mai avuto rapporti, non lo conosco nemmeno, per cui non vorrei che magari qualcuno possa pensare che noi abbiamo messo in giro questa voce, nel modo più assoluto. Chi è l'imprenditore straniero con cui sta trattando? Su questo diciamo che abbiamo le nostre riserve, e c'è tanta riservatezza, perché comunque sia dobbiamo lavorare, ci sarà un percorso e speriamo che vada a buon fine, perché è giusto che a Pescara ci sia un ricambio, è giusto che ci sia gente nuova, però è giusto che ci sia gente seria, capace di portare avanti un progetto che dura da 12 anni e che credo in questi 12 anni, al di là di quelle che possono essere le gioie e le amarezze per il calcio del campo, nessuno possa dire mezza parola a questa società. Io sento veramente tante di quelle chiacchiere, mi faccio tante di quelle risate, perché veramente a Pescara è diventata una barzelletta. A proposito di risate, ma quali erano quelle risate che ci doveva far fare? Si ricorda, Presidente? Sì, ve le farò fare, non vi preoccupate. Ma su cosa? Ma su tutta una serie di cose. Io ho detto che quando andrò via dal Pescara scriverò io un libro, però secondo me quando scriverò il libro probabilmente molta gente si dovrà nascondere. L'ultima proprio da parte mia, Massimo, sempre sulla società, ci può dire almeno secondo lei qual è la tempistica affinché si possa concretizzare questa trattativa? Ma non c'è una tempistica, c'è la volontà di farlo da parte mia, ma proprio una grandissima volontà, e c'è l'interesse di qualcuno importante, e quindi sicuramente io non mi metterò di traverso. Qualsiasi sia l'offerta e l'aspetto economico, per me sarà importante dare continuità e lasciare la squadra in buone mani e basta. Studio, e allora io giro il microfono, come dire, a Fabio. Fabio, una domanda per il Presidente.
partita si è già detto abbastanza, l'analisi che hanno fatto sia lui che Rico è, la condivido in pieno. Più che una domanda, al mio è un augurio, visto che ci troviamo sotto Natale, se non lo dovessi incontrare in questi 2 o 3 giorni gli faccio Grazie, gli auguri, Fabio. Presidente, e comunque condivido anche le parole sull'aspetto societario, al di là di tante voci. In questi 13 anni io ho iniziato quando sono entrati loro e poi hanno fatto delle cose importanti per una piazza difficile, che comunque è esigente, però non hanno fatto mai mancare nulla, hanno fatto dei campionati importanti, quindi se lui vorrà passare la mano avrà le sue motivazioni. Grazie Fabio, ricambio gli auguri, è una questione che sai, nella vita ci sono, si aprono dei cicli, poi arriva un momento che questi cicli li devi chiudere, quindi se ci sarà la possibilità lo farò con molto, molto volentieri, con molto piacere, anche perché credo di aver fatto veramente tanto, nessuno può smentire quello che abbiamo fatto, quindi le chiacchiere stanno a zero e i fatti stanno sul campo, è una società sana, è una società che ha asset immobiliari in pancia che contano qualcosa, quindi credo che più di questo io non potessi fare, considerando quello che sono, perché poi se fossi Berlusconi è un conto, siccome non lo sono ho fatto già non troppo, tantissimo.